Il Corriere di Sciacca torna per le notizie di oggi, 31 luglio 2019. Encomio all'Assemblea regionale siciliana questa mattina, all'equipaggio e all'armatore del peschereccio Curzio Giarratano che ha soccorso 50 migranti. L'encomio si è svolto alla presenza del presidente dell'ARS Gianfranco Micichè e del presidente della Commissione Sanità Margherita La Rocca Ruvolo. Questa la motivazione incisa nella targa consegnata dall'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo a Carlo Giarratano, comandante del peschereccio a Curzio Giarratano, per il grande senso di responsabilità e umanità per avere soccorso in mare uomini, donne e bambini, segno di altissima connotazione umana e civile e lezione grande sul senso vero della vita. Presenti alcuni parlamentari, fra cui il deputato saccense Michele Catanzaro e anche l'ex sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola. Sono stati premiati anche i componenti dell'equipaggio e l'armatore Gaspare Giarratano, papà di Carlo. Si tratta certamente della più seria crisi che investe la nostra marineria, con il rischio concreto che metà dei pescherecci della nostra flotta non possa più praticare la pesca. Preoccupatissimo il sindaco Francesca Valenti, che si sta impegnando a fare quanto è nelle nostre possibilità, coinvolgendo tutte le istituzioni e gli europarlamentari e chiedendo a gran voce una moratoria al nuovo regolamento Unione Europea. Sono e resterò al fianco della nostra marineria. La realtà attuale, frutto del regolamento europeo, impedisce di fatto ai nostri pescatori di continuare a svolgere la propria attività, asse portante dell'economia cittadina, continua il sindaco. È attesa la disponibilità degli europarlamentari siciliani. La loro presenza è fondamentale perché sono loro, gli europarlamentari, a farsi portavoce delle istanze dei pescatori e portare a Bruxelles la nostra legittima protesta, conclude il sindaco. Sono stati spostati in un'area vicina i cassonetti dei rifiuti collocati all'uscita della località San Giorgio, in prossimità della statale 115. I cassonetti sono stati collocati nella bretella opposta, in uscita dalla contrada, con direzione Sciacca, ritenuto più idoneo come sito rispetto al precedente. La nuova sistemazione si è resa necessaria a seguito di due relazioni della Polizia Municipale e della Polizia stradale, in cui si evidenziavano problemi alla viabilità. Così hanno spiegato il sindaco Valenti e l'assessore Brunetto al comitato di quartiere nei giorni scorsi. Intanto, questa mattina, prima dello spostamento dei cassonetti alla presenza dell'assessore Carmelo Brunetto, agenti della Polizia Municipale in servizio nella zona hanno multato delle persone provenienti da altri paesi e da altre città per irregolarità nel conferimento dei rifiuti. In discussione oggi pomeriggio in Assemblea regionale siciliana l'articolo 7 del DDL collegato, approvato come emendamento dalla quinta commissione a firma Mangiacavallo e altri parlamentari regionali agrigentini, che autorizza l'ASP di Agrigento a cedere il complesso di Santa Margherita alla regione siciliana per procedere alla sua musealizzazione. L'assessorato regionale ai beni culturali avrebbe potuto stanziare i fondi necessari per rimettere in funzione il complesso Santa Margherita come museo regionale, ma doveva prima ottenere la disponibilità di tale bene. Per tale motivo il parlamentare saccense si era attivato affinché l'ASP trasferisse il bene al patrimonio regionale al fine di completare l'iter e accedere al finanziamento, ma serviva un intervento normativo per sbloccare la situazione. E inizia oggi a Sciacca la seconda edizione del torneo di calcio a 5 Capital Cup Under 25. Il torneo è organizzato dal Comitato Provinciale ASI di Agrigento, settore calcio, e si giocherà presso l'impianto sportivo Acque alla Bodes di Contrada Molinelli a Sciacca. Vi prenderanno parte 7 squadre inserite in un girone unico. La fase eliminatoria prevede 6 partite. La prima classificata accederà direttamente alla finale, mentre dalla seconda alla quinta classificata faranno i playoff per accedere alla semifinale e finale. Questa sera alle ore 21 si affronteranno Bodeguita Cornetteria del Borgo, alle ore 22 scenderanno in campo Ceramiche Soldano Ottica Michalizzi e alle 23 chiuderanno la prima giornata i ragazzi di Maili Beach che sfideranno Caffè Rosso. Turno di riposo per Coraie Room e Breakfast. Il torneo
è stato presentato ufficialmente presso il Bar Capitol in corso Miraglia 88 a Sciacca. La finale è prevista domenica 1 settembre alle ore 21. Per il momento è tutto, potete consultare le nostre notizie all'interno del portale online giopresti@corrieredisciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp